Maria Fede Caproni, 83 anni, è la figlia del pioniere dell'aviazione Gianni Caproni, al quale Massone ha dato i natali. Da molti anni vive a Roma e l'altro giorno ha ricevuto la visita dell'onorevole Mauro Ottobre, che gli ha esposto la volontà di celebrare degnamente l'anniversario del 60° della morte dell'illustre concittadino, che cadrà nel 2017, con una manifestazione che il comune ha intenzione di mettere in cantiere. Ascoltiamo il messaggio di saluto che Maria Fede Caproni ha voluto mandare agli arcensi. Abbiamo potuto riprovare questi gusti stupendi di Arco di quando ero piccola e aspettavo ansiosamente di poter tornare con il pensiero ai giorni della primavera, dell'estate e poi di queste passeggiate dentro nei boschi, che erano una cosa unica perché si prendeva la misura dei castagni e si diceva quanti centimetri cresciuta, non si poteva mai sapere. E poi questi straordinari cari sindaci che soprattutto il sindaco che ha fondato il Sommo Lago. E poi il professor Turrini che è riuscito a trovare delle pagine inedite e a valorizzare tutti i grandi personaggi che sono passati attraverso Arco, facendo vedere che una volta Arco era il paese più elegante e colto di tutta Vienna. Ma la cosa più straordinaria è che penso a mia nonna che è rimasta vedova con quattro figli e è riuscita a far arrivare a diventare dottore all'Università Bocconi di Milano, il secondo anno che si era aperta, e a papà che è andato a Monaco.